Premio Muse 2017, primo notturno delle Muse con una grande personalità che rappresenta un po' quello che è il senso dell'artisticità vera e autentica. Questa sera le Muse ai notturni 2017 premiano il pittore e scultore Maurizio Carnevali. Un premio, un riconoscimento a un'attività che naturalmente vede il maestro presente attraverso le opere. Il senso delle opere di Maurizio Carnevali. Io sono felicissimo di ricevere questo premio, perché premi se ne ricevono tanti, soprattutto chi come me ha lavorato tanto ed è tanto avanti negli anni, però quando è la città madre che te lo offre, lo si gradisce particolarmente. Io sono fondamentalmente reggino di origine, sicché mi piace molto essere qui stasera e avere questo riconoscimento. Le origini sono di Villa San Giovanni, se non sbaglio. Ci sono appena nato a Villa, però poi ho vissuto qui con la mia famiglia a Reggio e a Reggio ho studiato. A Reggio devo la mia formazione vera proprio nel liceo artistico di Reggio Calabria. Le sue opere, le sue sculture sono di grande impatto ambientale, cioè anche coniugano a volte anche la tradizione nel senso proprio storico del termine. Perché il mito oggi possa continuare a vivere, cosa deve fare l'artista? Lo deve rendere leggibile, lo deve condividere con gli altri. La condivisione è un aspetto che si può sviluppare anche sul piano formale. La concettualità esasperata a tutti i costi spesso conduce lontano dalla possibilità di essere compresi dagli altri. E credo che invece la comprensione, quindi la condivisione, sia un elemento fondamentale, che nella scultura è ancora più importante quando l'opera è pubblica. Collocare un monumento che vuol dire qualcosa solo per te e che gli altri mai ritroveranno quel significato è un atto d'egoismo in qualche modo. Buonasera e benvenuti al primo notturno delle Muse. Le immagini che vedete alle mie spalle sono le immagini che un po' hanno riassunto quello che è stato il nostro anno, l'anno che è passato. Benvenuti a una serata molto particolare questa. Come sapete, le prime due domeniche di luglio sono caratterizzati da quelli che diciamo vengono definiti premi Muse. Due la prima domenica di luglio, mentre il terzo premio verrà dato ad ottobre, la quarta domenica. Immagini che parlano di un anno che è appena passato e di una programmazione in fieri, che trova ben stasera il suo terzo appuntamento.
È una manifestazione questa, come sapete, che cerca di mettere in evidenza quelle che è la Calabria vera e autentica, come noi spesso abbiamo detto. È una, veramente una storia che abbiamo raccontato attraverso questi più di 15 anni di attività, 15 anni di attività dell'associazione, che ormai ha sicuramente portato il premio Muse ad essere un vero e proprio riconoscimento nazionale. Quindi un applauso al premio Muse. Stasera una serata, insomma, che vede l'idea dei momenti, perché i momenti raccontano tante situazioni. Quindi una serata che passerà dal momento dell'anima, al momento creativo, al momento della città, al momento del fashion, al momento aureo e alla consegna di un premio importante, perché questa sera le Muse consegneranno il premio 2017 all'artista Maurizio Carnevali. Allora, la musica la possiamo abbassare. Siamo qui, abbiamo tanti personaggi, tante autorità, ma mi piace, ormai è una costante, e diciamo da qualche giorno non è più sindaco, è già sindaco di Palmi, ma anche stasera capirete il collegamento che c'è anche tra il premio Muse e la nostra vicina Palmi. Io saluto il sindaco, perché sindaci si rimane sempre in un certo senso, Giovanni Barone, prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio il professore, che è sempre troppo buono con me, ma ormai mi sento come a casa qui dopo tanti anni. Da quando iniziai la mia attività, la mia esperienza amministrativa, trovammo subito un collegamento con le Muse. Abbiamo fatto delle manifestazioni eccezionali. Ricordo una pazzia assoluta che siamo riusciti a fare portando qui tre opere d'arte. Adesso, siccome il reato è prescritto perché sono trascorsi 5 anni, ammesso che io l'abbia compiuto, non posso più essere comunque condannabile, per cui abbiamo portato, lo dico qui davanti a Maurizio, 3 opere importantissime, un Fattori. Quali erano le altre due? Abbiamo portato un'opera di Renato Guttuso, Fattori. E poi Sirone, Modigliani, anche Sirone, il quadro di Sirone. L'abbiamo portato con il furgone dei nostri vigili urbani, quindi immagino un pochino con una micro assicurazione, proprio per fare godere di questa nostra potenzialità anche chi non conosceva la nostra Casa della Cultura. E devo dire che da allora è stato un susseguirsi di fatti positivi, e ringrazio il professore per aver voluto e per aver concesso che potesse essere realizzata quell'operazione, che è stata un'operazione culturale interessante. In 5 anni, devo comunicarvi, abbiamo decuplicato le presenze alla Casa della Cultura. Questo ha un significato importante per una piccola cittadina come la nostra, che ha la voglia e la volontà di andare avanti. Stasera il professore mi dà questo onore di essere ancora qui, di essere invitato e di prendere la parola, e io credo che dobbiate veramente a lui un grande ringraziamento, perché sta facendo un'operazione culturale nella nostra provincia che non ha pari. Riesce ad essere un mecenate particolare, del tutto particolare, che si sa aprire al territorio. Guardate che non è facile oggi fare cultura, e diventa sempre più difficile in una situazione socio-economica che è barcollante. Per cui oggi chi si interessa di cultura o chi si interessa di arte viene considerato quasi uno che non ha nient'altro da fare, insomma ci sono tanti di quei problemi da risolvere e tu devi interessare proprio di queste cose. Senza invece considerare che se lasciamo questo gap culturale difficilmente lo colmeremo, e ce ne accorgeremo probabilmente tra 20 o 30 anni, quando i nostri figli non avranno più goduto di un'opera d'arte, non avranno più goduto di un bel quadro, non avranno più goduto della lettura di una bella poesia o della lettura di un bel romanzo. E l'Italia non sarà più quella che è stata fino ad oggi. Noi oggi siamo italiani, siamo magnogreci, siamo calabresi, perché c'è stata una storia alle nostre spalle, e perché questa storia noi la riportiamo ogni giorno nella nostra vita. Se noi abbandoniamo la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, abbandoniamo il nostro essere, probabilmente non saremo più quelli che siamo. Io credo che non dobbiamo perdere la nostra identità, e le manifestazioni come quella di stasera servono a garantire invece l'identità. Grazie per questo. Grazie a lei, e tra poco scopriremo che cosa ci avvicina alla nostra palma. Do il microfono
alla vicepresidente delle Muse, la professoressa Teresa Polimeni Cordova. Buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti voi, amici e soci delle Muse, e naturalmente un benvenuto particolare a voi che stasera sarete protagonisti dei nostri momenti artistici, perché attraverso di voi decliniamo l'arte nelle varie sfaccettature e voi artisti con la vostra creatività, con la vostra originalità, la vostra sapienza, date uno sguardo inedito sulla vita e ce la fate godere anche a noi. Quindi grazie a tutti, benvenuti, e saremo molto attenti alle vostre, diciamo, alle vostre presentazioni. Allora, cara vicepresidente, non si poteva non iniziare una serata del premio Muse con la magia del teatro. Immergiamoci in quello che è il senso del mito, ma un mito tutto contemporaneo. A dopo. Sous ton capot sans fin, sans...
E questo era il nostro omaggio al teatro, il nostro momento dell'anima. Un applauso ai ragazzi del Convitto Nazionale di Stato e del Liceo Artistico Mattia Preti. Ma l'anima, il collante di questo teatro, che è sperimentazione, che è avanguardia. Avete visto che è un viaggio importante, tra poco ce lo dirà sicuramente l'artefice, è uno dei registi, è anche un attore famoso, innovativo, sperimentale. Io voglio che vengano i ragazzi qua insieme a lui. Enzo De Liguoro, Enzo, vieni qua. Forza ragazzi, portate il vostro regista e la vostra anima. Ecco, un applauso ai ragazzi e naturalmente il nostro Enzo. Un applauso più forte, perché sono stati bravissimi, si sono adattati a uno spazio scenico limitatissimo. Io mi sposto. Allora, un viaggio avvincente. Questo filo d'Arianna che porta e che conduce in questa ideale imbarcazione che era diventata imbarcazione umana, perché si sono collocati con l'idea della prua e della poppa, perché naturalmente c'è stata una creatività sicuramente scenica, azione scenica. Sì. E, diciamo che loro hanno lavorato principalmente sul corpo, sul creare tutte le situazioni che potevano in qualche modo vivere prima di tutto loro e riproporle assolutamente solo con il corpo, quindi tutto lo spettacolo si muove su queste corde, esplorando quello che è il viaggio, quella che è un po' la metafora del viaggio di Ulisse, ovviamente rapportata in chiave contemporanea. La ricerca delle musiche e tutto ciò che accompagna lo spettacolo fa parte di una ricerca che hanno fatto prima di tutto loro, quindi abbiamo preso tappa per tappa, l'hanno analizzata, l'hanno poi ricostruita vivendola secondo un po' il loro vissuto, il loro canone, i loro parametri. Anche la canzone che canta Alessandra fa parte di una scrittura che era stata data per la notte dei licei. E i ragazzi l'hanno messa in musica. Il lavoro, il progetto teatrale ha avuto anche delle loro creazioni, i vestiti li hanno fatti loro, insomma sono diventati creatori di tutto ciò che caratterizzava il progetto teatrale. Allora presentiamo i ragazzi, un applauso per Cristiana Letta, Damiano Bruno, Margherita Maniero, Andrea Santagati, Lucia Magri, Alessandra De Liguoro, Giulia Morsini. Questi sono i giovani del Convitto Nazionale di Reggio Calabria di Stato. E il doveroso, il doveroso. Ringraziamo anche i dirigenti, certo, che hanno permesso sicuramente questo. C'è un inserimento, naturalmente una collega. Una collega come? Loro sono una piccolissima parte del gruppo. Il progetto teatrale prevedeva 44 elementi in scena. E questo naturalmente è uno spettacolo talmente bello che noi possiamo pure proporlo per il premio Palmi, no, qualcosa del genere, perché voglio dire, potrebbe essere qualcosa di interessante. Quindi l'applauso va veramente. Enzo, dici le due apparizioni televisive. Tu negli sceneggiati hai fatto tante cose, queste sit, io li chiamo ancora sceneggiati. Dinne qualcuna, tanto per. No, io preferisco solo parlare del progetto che sarà al cinema, sì? A ottobre, sì? Che è questo Rapisci, questa idea brillante di questo regista nato proprio in Calabria, ma che sta lavorando più verso l'Europa, e sta lavorando a questo film che sarà appunto tra ottobre e novembre al cinema, e dal titolo Rapiscimi. E quindi noi verremo sicuramente a vederlo, però mentre voi uscite sarebbe bello che lei cantasse quello che prima ci ha fatto sentire. Ce la fai a ricantare il testo che prima hai detto col microfono senza? E loro escono con questa tua voce melodiosa, magari loro possono fare pure la navigazione. Un applauso. Bene, bene, il momento del
l'anima, lo ritroveremo anche domenica prossima. Il mito è senza tempo, Teresa, no? Certo, è la prima forma di interpretazione della realtà dell'uomo. Prima che nascesse la filosofia, l'uomo aveva questa necessità proprio di codificare, no, dei fenomeni anche atmosferici. Quindi il mito è sempre stato parte del nostro patrimonio genetico, della nostra tradizione. E volevo anche dire che è molto bello che il Presidente organizzi questi momenti, quest'anno li ha chiamati così, comunque i notturni, no? Che sono un po' il corollario di tutte le intense attività invernale della programmazione delle muse, ed è molto bello che essere premiati, quindi ad essere ricordati, siano proprio i nostri talenti calabresi, figli di questa terra difficile, amara, ma bellissima. E noi siamo orgogliosi di avervi qui stasera, dalla moda alla fashion, al nostro stilista, al nostro gioielliere, al nostro scultore, al Enzo Di Liquoro, che io ho sempre apprezzato ed ha fatto una cosa molto bella per la nostra città, ha avvicinato i giovani al teatro, perché c'era una programmazione che anche negli istituti superiori noi seguivamo e i ragazzi si avvicinavano veramente al teatro, per alcuni era veramente la prima volta, quindi questo merito dobbiamo anche riconoscerlo, oltre alla professionalità che assieme anche a Teresa Timpano, allora quando ero io a scuola collaboravano veramente delle cose molto di pregio, hanno sempre organizzato. Grazie Teresa. Rimani con me, naturalmente stasera c'è tanta gente. Io voglio salutare, voglio dare l'in bocca al lupo, è fresca di nomina, quindi partirà a ottobre e le muse sono contente perché la nuova presidente della FIDAPA di Reggio Calabria, con tanto di merito, è la professoressa Titti Strano. Buonasera, salutiamo e facciamo l'in bocca al lupo per il biennio. Tra le altre delle altre personalità che abbiamo stasera, salutiamo la signora Franca Arenatuccio, la presidente della Disco per la cultura del cordone ombelicale. Io saluto il professore Pino Gattuso dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, già provveditrice la dottoressa Caminiti, è un piacere sempre averla qui, poi dell'Associazione Geppo Tedeschi la presidente Maria Frisina e il dottore Rocco Militano della Fondazione Repaci. Quindi abbiamo qualcun altro, lo ritroveremo poi in itinere durante la nostra serata. Stasera teniamo a battesimo, e siamo orgogliosi, una composizione di esattamente 5 giovani. Sono strepitosi. Partiremo con la fanfara, poi con il Guglielmo Hotel, quindi momenti creativi dall'Ottocento con la formazione Five Tun. Ecco a voi Domenico Repaci, Rocco Spanò, Daniele Gentile, Francesco Drago e Giuseppe Delfino.
Guglielmo Tell, prima ho detto hotel, perché evidentemente ero talmente preso dal discorso che ho sbagliato in maniera. Allora, lui è Rocco Spanò, un applauso. Tu sei Francesco Donato. Un applauso per Francesco. Giuseppe Delfino. Giuseppe Delfino. Daniele Gentile. Daniele Gentile. Domenico Rebaci. Un applauso a quella, alla prima di questi giovani. Grazie a voi, salutate il pubblico, li ritroveremo subito dopo. Sapete che noi alla musica ci teniamo molto qui alle Muse e l'applauso lo dobbiamo anche fare alla nostra direttrice del coro. Ieri ci siamo esibiti in una rassegna in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, in una rassegna di cori, veramente con un coro di circa 15 elementi, perché noi abbiamo un coro più corposo, ma in questo caso erano solo 15. L'applauso va alla nostra direttrice, il maestro Enza Cuzzola, che ieri ha fatto veramente una cosa unica, soprattutto perché chi frequenta il nostro coro proviene da estrazioni, diciamo, non musicali, di conseguenza occorre anche abituarsi, no, a quello che è il nostro, diciamo, il nostro ritmo, no? È una delle sezioni delle Muse. Nell'attesa io saluto anche, è arrivato il dottor Eugenio Marino, il nostro giornalista, come posso dire, il decano ormai, perché è un giornalista rappresentativo della città, facciamo un applauso, e anche il dottor Ezio Pizzi, il presidente del Consorzio di Bergamotto, che noi salutiamo. Sapete bene che chi va e chi viene in orario sempre, diciamo, estate, quindi gli orari non coincidono. Allora, a questo punto della serata si era pensato il momento del teatro, il momento dell'anima, il momento creativo musicale con questa bellissima esibizione dei Five Tun, e ci voleva un momento da dedicare alla città. E allora io ho chiamato alla mia amica Mirella Marra, la direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, con la quale abbiamo pensato ogni volta un momento diverso. Stasera sarà con noi un archivista di Stato che collabora con Mirella, io chiamo qui accanto a me la dottoressa Maria Fortunata Minasi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie al professore Livoti per l'attenzione che ha sempre nei riguardi dell'archivio. E per prima cosa devo porgervi il saluto della dottoressa Mirella Marra, che questa sera per motivi personali non può essere presente, ma assicura la sua presenza per domenica prossima. E noi conosciamo tutti il professore Livoti, è una persona strepitosa, meravigliosa, che si spende per il territorio e la sua opera è grandissima, sia culturale che sociale. Grazie professore. Io ringrazio voi, ringrazio l'Archivio di Stato che è sempre presente nelle nostre manifestazioni e a volte, insomma, quando un Archivio di Stato, insomma, apre le sue porte, ci fa conoscere, ci fa sentire l'odore dei documenti d'archivio, veramente dimostra questo filo conduttore che vi è con la città. Ora la dottoressa, con il microfono, noi ci spostiamo in postazione e vedrete tra poco delle immagini, perché il primo momento del primo notturno delle Muse dedicato alla città onora l'agrume molto colto che è appunto il bergamotto. Ci avviciniamo alla postazione e poi guardate il video, più che video, le immagini, perché ora la dottoressa vi spiegherà queste immagini che cosa riguarda. Abbiamo acceso, grazie. Grazie. Allora, grazie al patrimonio archivistico, l'Archivio di Stato ha potuto preparare un breve excursus storico sulla storia del bergamotto. Il bergamotto ha la forma di un'arancia, però ha il colore del limone. È un frutto leggendario, possiamo dire, e per dei casi fortuiti si nasce e si sviluppa in una piccola parte della terra. E ha un odore particolare e ha anche delle proprietà molto importanti. La sua pianta, il suo albero, insomma, ha dei rami molto irregolari, ha delle foglie scure senza spine e il suo fiore
è bianco, molto bello, e si trasforma in un frutto dal grande profumo, da un profumo intenso. E qui siamo nel 1839, questa è la Rada di Giunchi. La Rada di Giunchi è dove adesso c'è il Lido Comunale, e lì è fortissimo il profumo degli agrumi, ed è quello che sente la prima volta che arriva qui in Calabria il grande Edward Lear, che era un viaggiatore inglese. Arriva qui in Calabria, a Reggio Calabria, nel 1847, e subito identifica la città con il profumo di agrumi misto alla brezza marina, secondo lui fatto molto unico al mondo. E questo documento è un documento molto importante, fa parte del fondo notarile. Siamo nel 1755. Niccolò Parisio dice che nel suo fondo, nella Rada di Giunchi, dove abbiamo visto prima, dove adesso c'è il Lido Comunale, lui ha piantato degli alberi di bergamotto, e quindi questo è il primo documento che attesta la presenza di questi alberi a Reggio Calabria, ed in più precisa che nel suo giardino si gode di un grande profumo dovuto agli agrumi, e che gli alberi di bergamotto possono crescere bene in quanto c'è vicino anche l'aria del mare. Il Settecento è stato un secolo molto importante per lo sviluppo economico della città, specialmente basata sull'esportazione dell'essenza del bergamotto, e molti proprietari terrieri seguono l'esempio del Parisio e nelle loro proprietà mettono questi alberi di bergamotto. Il Parisio fa la piantagione di bergamotto anche a Pennero, a Catona e a Motta San Giovanni. Questa pianta geometrica rappresenta questa zona dove noi siamo oggi, la zona del soccorso, in modo particolare dove ci sono degli alberi, e in questa zona era un giardino, il giardino mediterraneo, dove c'erano alberi di frutto, ma di bergamotto, di limoni e di arance. E queste piante geometriche ne abbiamo molto in ufficio, appartengono ai fondi giudiziari e in modo particolare alla serie perizie, e nascono per dimostrare delle controversie tra le varie parti, e tutti però attestano che nelle loro proprietà c'erano alberi di bergamotto da molto tempo. Possiamo vedere che in questa zona c'erano alberi, giardini di bergamotto, con alberi di bergamotto sia a Botteghelle che a Sbarre, sia nella via Angelo Custode, che sarebbe l'attuale via Loreto. Possiamo andare avanti? Grazie. Ecco. Fatto molto importante, perché il bergamotto cresce così bene nelle nostre zone? È dovuto, questa è un'immagine, vedete, una fotografia della piantagione di bergamotto di Paolo Vilardi. Alle spalle, vedete, c'è la montagna, e nella valle ci sono gli alberi. E questa sembra che sia una cosa importantissima, perché il nostro spumante scende a picco sul mare, ma il lavoro delle acque, torrenti, fiumi, e che scavano dentro la montagna, producono queste valli. E in queste valli che cresce bene, con benefici particolari, il bergamotto. Questa è sempre la piantagione di Vilardi, dove c'è la raccolta del bergamotto, che viene in modo molto delicato, il frutto viene toccato delicatamente e posto in queste ceste, prima foderate con una tela molto grossa per non sciupare il frutto. A questo lavoro partecipano uomini, donne e bambini. Ecco. Questo è un documento del 1828, attesta il mestiere dello spiritaro, che era il mestiere molto importante dal Settecento in poi, perché
e era quel mestiere che faceva sì che, fatto da un uomo, che doveva estrarre dalla buccia del bergamotto l'essenza che poi sarebbe stata venduta all'estero. Questa che noi vediamo è una supplica che Cesare Pace fa all'intendente della Calabria di Reggio Calabria per chiedere che gli venga restituito l'alambicco. L'alambicco era uno strumento che gli permetteva di estrarre l'essenza dalla buccia del bergamotto, e lui dice che era una persona molto povera e che aveva 9 figli a carico, di cui 2 di età in tenera età e di cui 2 zitelle, e quindi ha bisogno di lavorare. E questa è la notizia importante, è che questo mestiere dello spiritaro era stato importato a Reggio da un francese nel 1815 e che a lui nessuno aveva vietato niente, quindi non capiva perché adesso invece dovevano vietare questo tipo di lavoro. Ecco l'alambicco, che fa parte del fondo conservato in archivio dell'archivio privato della famiglia Nesci, ed è costituito da una piccola caldaia unita da un tubo e che dove viene poi raffreddata l'essenza per scendere di nuovo ed essere distillata. Questo che invece vediamo che è molto importante è la produzione dell'essenza. Infatti nel 1846 questo documento è prodotto da produttori di bergamotto di Bellero, che accusano una banda di ladri che rubavano nei loro fondi la notte le bergamottelle, le chiamano bergamottelle ancora non mature, però loro le prendevano per poter ricavare questa essenza e venderla fuori. Andiamo avanti. Questo è per dirvi, questo è l'inventario di Federico Genovese. Federico Genovese era una persona molto importante e ricca di Reggio e aveva molti beni. Questo è l'inventario dell'asse ereditario ed è conservato in un atto notarile e occupa tantissime pagine. E qui troviamo come fonte importante delle cose che per lui che si devono inventariare anche la concolina. La concolina è questa qui che noi vediamo, vedete questa ciotola con una spugna dentro, e questa serviva allo spiritaro per poter raccogliere l'essenza. Ecco, lo spiritaro tagliava il bergamotto sopra la spugna e da là con 2 pinze faceva uscire lo spirito, con 2 pinze di legno lo spirito lo faceva scendere sulla spugna. Quando la spugna era carica, allora si travasava e scendeva, si metteva nelle fiale e poi queste sarebbero andate all'estero. Importantissime sono le lettere tra la corrispondenza tra i fratelli Giovanni e Antonio Nesci. Sono queste lettere risalgono all'Ottocento. I due fratelli erano proprietari di piantagioni di bergamotto qui a Reggio, e un fratello stava a Reggio, l'altro si spostava tra Genova, Marsiglia e Parigi perché aveva i contatti con le grandi case di profumi per vendere questa essenza di bergamotto. E loro vediamo che sono lettere, per esempio questa è la Til Frerer in Francia, poi abbiamo anche il prodotto veniva venduto a tutto anche in Germania ma anche negli Stati Uniti, vedete ci sono varie lettere, questa, ecco, questa è quella che va a New York. E questa è la pubblicità all'acqua di Colonia. La base dell'acqua di Colonia è fatta proprio dall'essenza del bergamotto. Queste sono le varie pubblicità. Questo è l'imbutello dove ha un filtro e da questo imbutello si passava l'essenza. E la polpa che ne rimaneva fuori, perché del bergamotto non si perde niente, si ricava lo sciroppo. Questo è invece un attestato di privativa industriale. Qui
cambia, non c'è più il mestiere dello spiritaro, cioè dopo il 1850 comincia il cambiamento, perché vediamo con questo attestato delle privative industriali è Giacomo Gangieri, che questo attestato potrebbe essere il brevetto di oggi, no? Per la macchina calabrese. Come cambia? Perché nasce la macchina calabrese? Nasce intorno al 1850, questo documento invece è del 78, perché intorno al 1850 due reggini, Nicola Barillà e Luigi Auteri, presentano una macchina che sostituisce la figura dello spiritaro e della concolina. E questa macchina è una macchina fatta con una base di legno quadrata con due coppe di rame, però verrà poi perfezionata da Gangieri, e quindi eccola qua, la vediamo, e prenderà il nome della macchina calabrese. Questa è la macchina di Paolo Vilardi. E qua abbiamo, diciamo che il bergamotto è stato importantissimo sia nel 700 che l'800, il suo commercio, perché è stata la base dell'economia reggina, sia prima del terremoto e anche la ripresa del terremoto del 1908, tant'è che poi si sono formate delle forme negli anni 30, nel XX secolo, e sono formate già le prime forme di associazionismo fino ad arrivare all'istituzione del consorzio. Questa che noi vediamo è la seconda fiera agrumaria, che è stata fatta nel 1949. Questi qua invece no, sono la lavorazione del bergamotto, scritta la frase sopra, c'è l'indicazione sbagliata, e questo è il lavoro che si faceva nella fabbrica nel 1939 di Vilardi. Andiamo avanti. Questo siamo sempre con Vilardi. Ecco, invece questo è sempre lo stabilimento di Vilardi, dove si lavorava il bergamotto. Ecco, questa è la seconda fiera agrumaria del 49, vediamo che c'è l'arcivescovo Lanza che l'inaugura, il ministro era il presidente onorario, il ministro dell'agricoltura, e c'era il sindaco Giuseppe Romeo. Quindi, questa è la fiera, sono all'inizio, ecco, questi sono i vari stand della fiera, e come dicevo del bergamotto non si butta niente, anche poi della buccia seccata si fanno dei manufatti. In questo caso abbiamo per esempio la tabacchiera, che serviva per porre il tabacco e profumare di bergamotto. Ecco, questo è il principe di Reggio, è il bergamotto. Un applauso alla dottoressa Minasi, che è stata bravissima. E la dottoressa sta qui accanto a me e parte una musica leggera. E tra poco vediamo il nostro omaggio creativo al bergamotto, inventato, ideato da Francesco Logoteca. Che Francesco Logoteca ha voluto fare, ti puoi girare con questa acconciatura e con questo leggero disegno aureo, insomma, che fa ricordare questo frutto. Dottoressa Minasi, prenda posto qui, perché per concludere questo momento al bergamotto deve esserci qua il nostro presidente Pizzi. Presidente, lei non può non chiudere questo momento che è dedicato al bergamotto, vediamo come l'abbiamo saputo raccontare. Guardi che omaggio che c'è qui.
La creatività. Allora, buonasera, buonasera a lei. Complimenti. Beh, grazie professore, dovete scusarmi, io veramente non riuscivo a individuare la stradina qua e quindi ho fatto parecchi giri prima di arrivare, sono arrivato in ritardo anche per questo. Grazie intanto, grazie professore, veramente un grandissimo applauso, io vorrei che lo tributaste a questo signore che da anni continua veramente a impegnarsi in tutta una serie di eventi con una partecipazione che è straordinaria. Io mi capita di essere invitato spessissimo in altri eventi organizzati dove si trovano 15 persone, nella migliore delle ipotesi, 8 delle quali fanno parte dell'organizzazione. Quindi qui vedere veramente tanta gente interessata per un evento, voi veramente il soggetto a questo punto di Bergamotto, veramente mi entusiasma, cioè che mi dà l'opportunità di dire qualche cosa, scusate, ma ho un abbassamento di voce da qualche giorno, per cui non potrò essere lungo come gradirei e come faccio. E allora, innanzitutto, grazie alla dottoressa che ha dato questa illustrazione del passato completa in tutti i suoi passaggi. Beh, il Bergamotto è cominciato con l'essere estratto proprio a mano, i famosi spiritari, perché spirito era il termine con cui veniva chiamato il Bergamotto fino a 30 anni fa, oggi si chiama Bergamotto di Reggio Calabria, olio essenziale, dopo averlo definito anche essenza, ma un spirito era l'essenza per tutti noi. Beh sì, l'estrazione veniva manualmente, però per ricavare un chilo di olio essenziale o di essenza ci volevano circa 2 giornate di lavoro di un operaio, quindi voglio dire, vi renderete conto che prima della macchina calabrese del 1844, in effetti è da allora che è cominciato a essere diffuso nel mondo, a essere utilizzato a livello industriale per la produzione dei migliori profumi. Oggi poi, dopo vari periodi di crisi, e qui cerco di non essere, di non dilungarmi troppo, professor, se mi dà spazio io parlo. Io le volevo dire una cosa, noi ci troviamo proprio su questo terreno, che era di proprietà di mia madre, no? Qui si produceva, per costruire, mia madre ha dovuto cacciare una vera e propria zona dedicata ai bergamotti, perché vicino c'erano i bassi che producevano, l'essenza, quindi questo terreno era proprio un terreno adatto per coltivare il bergamotto. Questo ma tutta questa zona di Sbarre, tutta la zona del Viale Quinto, ma questo però ricordo io ancora i bergamottetti, solo 50 anni fa ancora c'erano. Io vi do una zecchica, mia bisnonna è stata l'artefice della prima produzione fuori città del bergamotto, perché mia bisnonna era una guarna che aveva una come proprietà nella zona qui più o meno della Sbarre centrale delle proprietà, quindi sposando mio bisnonno è riuscita a introdurre a Condofuri Marina il bergamottetto, primo bergamottetto in assoluto ancora esistente. Vabbè, questa è una chicca così. Oggi noi ci troviamo veramente a delle novità straordinarie che stiamo riuscendo a sviluppare, a portare all'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale. Noi siamo riusciti attraverso una serie di impegni, di studi e di ricerca scientifica a far individuare e isolare dei principi attivi che sono contenuti nel bergamotto e non solo nell'essenza, dove notoriamente era un antibatterico, un antivirale, addirittura c'era stata un'indagine, una ricerca che tendeva a sviluppare l'utilizzo dell'essenza del bergamotto per combattere addirittura l'AIDS, quindi è ancora il lavoro continuo. Ma sul succo, sulla polpa, sulle fibre, che è quella parte che negli ultimi 10-15 anni si aveva difficoltà anche a smaltire, in quelle parti lì, nel succo, nelle fibre, nella polpa e nella buccia, sono stati individuati dei principi attivi che inibiscono la produzione del colesterolo nel sangue, non solo, ma addirittura abbassano anche gli zuccheri, oltre che i trigliceridi, quindi diventando un utilizzo straordinario per combattere le patologie cardiovascolari le più pericolose, non solo, ma per combattere e prevenire o contenere anche il diabete. Quindi siccome in Italia di diabete soffrono circa 3.600.000 persone, vi renderete conto quanto il bergamotto può influire nel miglioramento della qualità della vita. E parliamo solo degli italiani.
Ma addirittura si pensa che entro il 2030 gli italiani che soffriranno di queste patologie saranno circa 10 milioni. E allora vi renderete conto anche qui di quella che può essere l'utilizzo di questo prodotto negli anni futuri. Ma questo è un fatto che a livello di immagine, poi vi aggiungo un altro passaggio dopodiché chiudo, a livello di immagine è un fatto importantissimo, ma è ancora molto più importante la ricaduta di carattere economico, sociale e occupazionale che il prodotto può determinare per il nostro territorio. Beh, voi non lo saprete, ma fino a 6 anni fa c'erano riporti di magazzino ogni anno perché l'essenza non veniva venduta, o quantomeno il mercato non riusciva ad assorbire la quantità totale di olio essenziale prodotto. Beh, è inutile che mi dilungo qua sulle strategie usate per poter ottenere che cosa? La stabilizzazione del prezzo una volta raggiunto un livello più che remunerativo, ma addirittura, quindi questo l'abbiamo fatto per l'essenza, e siamo riusciti negli ultimi 7 anni non solo a stabilizzarla, ma a portarla a un livello circa 5 volte superiore a quello che era fino al 2009. Va bene, ma non basta, abbiamo creato anche la domanda di frutto fresco. Oggi in tutta Italia, a Reggio anche l'anno prossimo arriverà nelle COP, perché la COP l'anno prossimo arriverà a Reggio. Io ho fatto dei contratti con la COP, con la CONAT, con la DESPAR, con l'Esselunga, con i fratelli Orsero, quindi in tutta Italia e non solo. Il bergamotto è presente nei mercati generali, anche nelle frutterie, un po' di meno a Reggio di Calabria, bisogna pur dire, ma l'anno prossimo ci sarà abbondantemente anche da noi. Quindi questo fatto che può determinare un ampliamento a dismisura, che sta già avvenendo, delle coltivazioni del bergamotto, ma un aumento a dismisura di quelle che sono le coltivazioni del bergamotto, che cosa crea come conseguenza? Crea come conseguenza benessere economico, crea denaro che circola, crea fenomeni indotti, crea occupazione. E io ho lanciato a Stresa l'anno scorso un messaggio, dico: signori medici, visto che ci credete, visto che oggi state voi stessi proponendo l'utilizzo del bergamotto per combattere questi malanni, non vorrei che fra qualche anno ci invidiaste, perché noi forse potremmo diventare da zona più povera la provincia più ricca d'Europa, perché badate, se gli italiani consumassero 1 chilo di frutti all'anno, noi dovremmo quintuplicare l'attuale produzione per venire incontro a questa nuova domanda. Di arance se ne consumano 3,5 chili a testa, eh? Io dico 1 chilo. Allora vi renderete conto che se oggi vivono di bergamotto 6-7 mila addetti, io non dico che vivrebbero 6x5 30 mila, ma la metà. Creare 10 o 15 mila posti di lavoro in una zona così ristretta significa veramente ribaltare la realtà. E a questo ci possiamo arrivare col vostro aiuto. Concludo dicendo un'altra azione, e Mirella è a conoscenza perché dovrebbe partecipare nel prossimo incontro. Stiamo portando avanti un altro progetto, che è quello del riconoscimento del bergamotto come patrimonio dell'umanità. Ci stiamo lavorando sopra, abbiamo fatto già almeno 5-6 incontri, è venuto uno dei componenti della Commissione Mondiale, il professor Morales, ecco, con cui già abbiamo avuto 2 incontri, ci stiamo lavorando con la dottoressa Nardi e con qualche altro componente, per che nel 2019 noi probabilmente faremo parte e avremo probabilmente nel 2018 la proposta ufficiale, e probabilmente nel 2019 saremo inseriti come prodotto componente patrimonio dell'umanità. Bellissima notizia, un applauso al presidente dottor Pizzi, presidente del Consorzio del Bergamotto, ci rivedremo presto, e un applauso Minasi, che naturalmente darà il cambio domenica prossima naturalmente a Mirella Marra, la direttrice dell'archivio. Ma noi abbandoniamo la passerella, lasciamo la nostra modella che con appunto la musica di sottofondo farà il suo ultimo passaggio su una creazione di Francesco Logoteta, consulente d'immagine, e più immagini di così